Ragazzi, bentornati o benvenuti nella rubrica più spaventosa del canale. Qui diamo un'occhiata ai video del web che hanno avuto la capacità di spaventare e a volte terrorizzare migliaia di persone. Nient'altro da dire, spegnete le luci e se è giorno abbassate le tapparelle. Questo è l'ottavo episodio dei video spaventosi dal web. Non so perché, ma le chiese mi hanno sempre inquietato. Forse un po' per l'ambiente tetro, a volte anche triste. Ho sempre pensato che molte volte siano luoghi decisamente inospitali e spaventosi. Fatemi sapere se lo pensate anche voi e in tal caso sono sicuro che questa clip vi farà venire i brividi. Nell'aprile del 2017, i fedeli della chiesa di Santa Ana, in Messico, hanno assistito a una cosa talmente strana che qualcuno ha definito come miracolo. Per fortuna qualcuno stava registrando la celebrazione quando accadde. Guardate molto attentamente e vediamo se riuscite a notare cosa accade. Difficile da notare, vero? Proviamo a rallentare il video e zoomare un po'. In questo modo si può chiaramente vedere che la testa della statua di Gesù Cristo si sposta verso il basso. Sembra quasi una reazione umana, ma ovviamente è impossibile dato che si tratta di una statua. Per questo tantissimi fedeli in giro per il mondo hanno gridato al miracolo, affermando che questo evento non sarebbe altro che un segno della seconda venuta di Cristo. Addirittura uno dei testimoni, Estela Gomez, disse ai media locali che crede che Gesù stia cercando di mandarci una sorta di messaggio. Tuttavia, lo stesso prete di quella chiesa, un uomo di nome Juan Antonio, crede invece che sia stata solo una coincidenza. Disse che la statua ha 300 anni e di norma è sempre chiusa in una sorta di contenitore di vetro e che era stata spostata in occasione di quella celebrazione che vediamo nel video. Quindi per lui è semplicemente possibile che la statua si sia mossa in quel modo perché è stata spostata dal luogo in cui sta di solito. Per tante persone in ogni caso questo rimane un fenomeno particolarmente significativo che segnerebbe davvero un messaggio da parte di Cristo. Segno divino o meno, l'ho trovato un filmato decisamente inquietante. Una delle ultime cose che vorrei vedere nella mia vita è una statua di Cristo che si muove da sola. No, grazie. Questo non è un video, ma una foto che volevo farvi vedere. Le sue origini e la sua reale storia sono sconosciute, ma è da un bel po' che viene pubblicata nei principali forum del paranormale. È semplicemente il selfie di una madre con suo figlio, che si trovava all'interno, appoggiato alla porta di vetro. La cosa che però ha spaventato le persone è che sembra esserci una strana ombra proprio sopra il bambino. Si può distinguere la forma delle spalle e della testa, e se si fa attenzione è possibile anche intravedere una sorta di volto scuro e spaventoso. Quando l'immagine viene pubblicata, spesso viene accompagnata da una storia. Questa dice che il bambino parla spesso con qualcuno quando si trova solo nella sua stanza. Quando gli viene chiesto con chi sta parlando, punta semplicemente il dito verso un angolo della stanza, dove non c'è nessuno. Quindi molti credono che quest'ombra sia una sorta di entità paranormale attaccata al bimbo. Altri invece ritengono sia tutto inventato e che la foto sia stata ritoccata. Purtroppo non si conosce l'identità della donna e le informazioni sullo scatto sono davvero poche. Quindi secondo voi, cos'è davvero quella strana ombra? Una videocamera di sorveglianza domestica ha registrato qualcosa di davvero spaventoso per questa coppia. Il video è stato pubblicato su TikTok dall'account ChubiGubi e registrato nella notte del 19 giugno 2022. Secondo quanto detto da loro, ciò che è stato ripreso non può essere spiegato a parole. Nella descrizione, però, la donna scrive: mi sento incredibilmente a disagio a pubblicarlo, perché sento che può essere spaventoso per tante persone. Ma credo fermamente che sia importante mostrare cosa sta accadendo in casa nostra. Questo è ciò che è stato ripreso. Hello everyone, this is our experience on June 19th, 2022. I would like to thank you all for your continued support during this difficult time.
I was fully asleep at this point, and I was trying to wake up. We were both half asleep at this point, and I don't really remember what happened exactly. I just heard a sound. Sembra quasi che qualcosa sia entrato nella stanza e abbia iniziato a muovere quegli oggetti. La coppia non riesce a spiegarselo, ed è per questo che pubblicò il video. Come spiegato in un altro TikTok, la donna dice di voler trovare una spiegazione scientifica a quello che è successo. Quindi il dibattito è ancora aperto. I commenti di quel video però non hanno fatto altro che alimentare la paura della coppia. In tanti credono che sia una presenza maligna e hanno suggerito di lasciare quella casa immediatamente. I due stanno ancora cercando di avere risposte razionali. Formulate anche voi le vostre ipotesi, perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Questo video invece viene dal canale di William Sloan. Pubblicata nel 2013, questa clip ha fatto venire i brividi a migliaia di persone. Prima di registrarla, William aveva giocato con la tavola Ouija in casa sua. Era convinto che qualcosa infestasse quel luogo, perciò decise di fare domande direttamente alla tavoletta. A quanto pare scoprì che in effetti c'era un'entità in casa sua e si chiamava James. Era responsabile di tutte le cose strane avvenute in casa e non aveva intenzione di smettere. Nel video, infatti, ripreso qualche mese dopo l'uso della tavola, accade una cosa decisamente strana. Guardate. Okay, a few minutes ago, I was sitting on the couch over there. I was just watching TV and on Facebook, as usual. And Baxter was sitting next to me on the couch. And Hazel, this girl, was way back here in the hall, okay? And all of a sudden, these vertical blinds just, they rattled by themselves. Like somebody just walked into them. And the blinds go, like somebody opened them. They're shaking a little bit now, but it's because of the heat and vent. I'm assuming this is James. I'm not convinced. Oh, shit. Holy shit. Che cosa è stato? Non sembra esserci nulla che suggerisce una messa in scena. Sarà forse James? Fatemi sapere la vostra. Questo video, caricato su TikTok dall'account Paranormality, mostra le spaventose riprese di una dashcam. Vediamo l'auto che viaggia tranquillamente in una strada deserta, fino a quando... Proprio in mezzo alla strada c'è una strana donna che cammina, non curante della macchina che avrebbe potuto investirla. Guardando questo video sorgono tante domande. Chi è? Perché si trova in mezzo alla strada nel bel mezzo della notte? E perché non ha nessuna reazione? Alla fine del video si può anche vedere un'altra auto arrivare dal lato opposto, ed è in quel momento che la clip si interrompe bruscamente. L'account che l'ha pubblicato ritiene che si tratti di una strega, ma l'identità della donna è ovviamente tutt'oggi un mistero. Chiunque sia, la cosa certa è che un incontro del genere spaventerebbe la maggior parte degli automobilisti. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Bene, questi erano altri 5 video spaventosi dal web. Come al solito, spero che vi siano piaciuti e vi abbiano inquietati. Io adesso vi ringrazio per la visione
e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.